Oggi trattiamo l'argomento Dio e i miracoli. È un argomento fondamentale, importantissimo, proprio perché Dio comunica con l'uomo, questo Dio che non si vede, questo Dio che è nascosto, questo Dio che è, diciamo, misterioso, questo Dio che è invisibile, che è ineffabile. Questo Dio comunica con l'uomo attraverso questi eventi straordinari che sospendono le leggi della natura e che non si possono capire con la ragione, si chiamano miracoli. Di questo vogliamo parlare oggi e ci vogliamo riflettere, perché credo che sia importante capire come l'uomo si relaziona con Dio attraverso questi eventi che sono dei segni. Dio comunica con l'uomo attraverso i miracoli, e la storia del popolo di Israele, la Bibbia, ce lo racconta sin da Abramo, quando è nato suo figlio Isacco con quella nascita prodigiosa, poi il roveto ardente di Mosè, poi il passaggio del Mar Rosso e poi i miracoli di Gesù. Vogliamo vedere e cominciare proprio con questo, il miracolo della resurrezione di Lazzaro, nel quale Gesù poi dirà: io sono la resurrezione e la vita. E poi continueremo a vedere attraverso un giornalista, attore, più che giornalista, attore americano, Morgan Freeman, e vedremo i miracoli anche nelle altre religioni, ma vedremo anche i miracoli in questo periodo, per esempio nel santuario mariano di Lourdes. Cominciamo con vedere la guarigione, e meglio, la resurrezione di Lazzaro. E poi Maestro, vengo da Betania. Marta e Maria, le sorelle del tuo amico, mi hanno mandato qui a chiamarti. Lazzaro sta morendo. È in agonia. Va. Di loro che verrò. Sì. Ecco Marta. Signore, signore, se tu fossi stato qui, mio fratello sarebbe ancora vivo. Ma io so che qualunque cosa tu chieda a Dio, Dio te la concederà. Perché io so che tu sei il Cristo, che tu sei il figlio di Dio, colui che è venuto sulla terra a portarci la vita. Dove l'avete sepolto? Vieni e vedrai. Signore, signore, oh signore, quanto ho pregato perché tu venissi. Solo tu potevi salvare Lazzaro dalla morte. Aprite il sepolcro. Ma è già da 3 giorni. Il suo corpo sarà in decomposizione. Aprite il sepolcro. Thank you.
Grazie per avermi ascoltato, padre. Ora chi è intorno a me potrà vedere che io sono la risurrezione e la vita. E chi avrà fede in me vivrà in eterno. Della terra si sono dischiusi davanti a me. I popoli del passato hanno ghermito la mia vita. Ma tu mi hai strappato alle tenebre, Signore, mio Dio. Lazzaro! Vieni fuori! Fede in me. Non morirà mai. E vivrà in eterno. La maggior parte dei fedeli crede che Dio vegli su di noi. In ogni momento di ogni giorno. Guidandoci, proteggendoci. Secondo me è un vero miracolo riuscire a vegliare su 7 miliardi di persone contemporaneamente. Così, quando mi hanno detto di Alcides Moreno, sono voluto venire a New York per sentire la sua storia. Siamo arrivati. 8 anni fa Alcides è venuto a lavorare come lavavetri al 47° piano di questo grattacielo a Manhattan. Raccontami cosa è successo. Mi sono alzato la mattina. Ho preso i mezzi, venendo dal New Jersey. E sono arrivato al grattacielo. Hai preso l'ascensore? Sì, sono andato fino in cima. Che arriva fino al 47° piano. Sì, esattamente. E sono salito sulla piattaforma. Alcides aveva appena cominciato a scendere con la piattaforma quando uno dei cavi che la sorreggeva si è spezzato. Mi sono aggrappato al ponteggio reggendomi finché non si è spezzato anche l'altro cavo. Mi hanno trovato là in mezzo, ancora sulla piattaforma. Tra i due palazzi? Sì, in mezzo ai due palazzi, esatto. Ero in mezzo, mi hanno tirato fuori da lì. Alcides è caduto dal 47° piano a 150 metri d'altezza. Si è rotto 10 ossa. I polmoni sono collassati. Gli sono servite più trasfusioni per un totale di 20 litri di sangue e plasma. È stato in coma per 3 settimane. Ti ricordi il giorno in cui ti sei svegliato dal coma? Mi sono svegliato il 24 dicembre. Ero sul letto e avevo mia moglie vicino. È già molto raro sopravvivere a una caduta dal 10° piano. Il medico ha detto che il caso di Alcides andava oltre ogni immaginazione. Ora le ho viste davvero tutte, o almeno credo, dopo aver assistito a un caso simile. Sei precipitato da lassù fino a qui. Sì.
Sei ancora qui? Sì, signore. E guardi, cammino e tutto il resto. Tu come lo spieghi? Beh, il medico mi ha detto è un miracolo, davvero, è un miracolo. Alcides non fa più il lavavetri. Lui e la moglie hanno una nuova vita in Arizona, dove crescono i loro figli. Sta ancora cercando di capire quale sia il piano che Dio ha in serbo per lui. Perché io? Dio ha forse un piano per me? Alcides si domanda: perché io sono sopravvissuto mentre il mio adorato fratello non ce l'ha fatta? Perché? Esiste forse un'entità che prende queste decisioni? Oppure la nostra vita è governata dal caso, dal semplice caso, senza un senso logico. Per i cristiani, i miracoli sono la prova che la nostra esistenza non è casuale. Credono che Dio intervenga nella nostra vita per un motivo. Anche gli ebrei credono nel potere dei miracoli. Infatti, la loro fede si è sempre basata sulla certezza dell'intervento del divino. Sono venuto a Gerusalemme per vedere in che modo gli ebrei festeggiano il miracolo del loro esodo dall'Egitto in una notte diversa da tutte le altre. La Pasqua ebraica. Salve. Oh, salve. Come sta? Bene, grazie. Questo è per lei. Oh, grazie mille. Io sono Aviva. Benvenuto. Piacere. A casa mia. Oh, prego. Cavolo. Oh, cielo. Rabbino Maya? È piacere arrivata. Di conoscerla, che bellezza. Maya Leibovich è stata la prima donna nata in Israele ad essere diventata rabbino. Sì, ho conosciuto qualche rabbino, ma mai una donna. Spero che apprezzerà il seder. Faremo davvero il possibile per renderlo... Se si mangia, andrà benissimo. Di cibo ce n'è molto. Questo è il charoset. Può gentilmente assaggiarlo e dirmi se va bene? Deve farla sentire come se si stesse ubriacando. C'è abbastanza vino? A dirle la verità, credo che basti. Anch'io lo penso. Bene. Bene, ragazzi. Forza, cominciamo. Il Seder Pesach sta iniziando. Andiamo. Sedetevi adesso. Questa è una delle tradizioni giudaiche più importanti. E come ci è stato ordinato dai nostri antenati, nessuno userà il proprio cellulare durante il Seder. Quindi abbiamo qui un cestino per i telefoni. Il mese in cui siamo venuti via dall'Egitto viene chiamato Nisan in ebraico. E la parola Nisan viene da Nisim, che significa miracoli. È il mese dei miracoli, che segna la nascita del popolo ebraico. Il popolo come entità. Durante il Seder, noi leggiamo insieme la Gada. Morgan, in qualità di nostro ospite, saremmo lieti se tu cominciassi a leggere il pane dell'afflizione. Questo è il pane dell'afflizione che i nostri padri mangiarono in terra d'Egitto. Lasciate che tutti gli affamati vengano e mangino, e che tutti i bisognosi vengano e celebrino la Pasqua. Quest'anno siamo degli schiavi. Il prossimo saremo uomini liberi. Il pasto della Pasqua ebraica celebra il legame che gli ebrei sentono con Dio ed è un'occasione per lasciare che i ragazzi comprendano le origini della loro fede. Il Seder racconta il modo in cui gli ebrei si sono liberati dalla schiavitù. Grazie a Dio che ha punito gli egizi con una serie di 10 piaghe. Rabbino, sì. Perché Pesach? Cosa vuol dire passare oltre? Quando Dio ha mandato la 10ª piaga in Egitto con la morte dei primogeniti maschi, ha detto agli israeliti di spargere del sangue sulle porte delle loro case. E l'angelo della morte è passato oltre le case degli ebrei, prendendo solo i primogeniti. Giusto. Degli egizi. Per molti ebrei, il fatto che Dio abbia risparmiato i loro figli proverebbe che sono il popolo prescelto.
Ma questo non è l'unico segno che Dio ha mandato. Al miracolo dell'uscita dall'Egitto è seguito il miracolo della divisione delle acque. Dio ha compiuto due miracoli, dividendo le acque al passaggio degli ebrei e richiudendole al passaggio degli egizi. Quindi Dio vuole ricordarci che gli egizi sono suoi figli proprio quanto noi. Quindi, spargendo gocce di vino nei nostri piatti, in effetti spargiamo le lacrime del dolore che Dio ha provato perdendo così tanti figli mentre ne salvava altri. In tutto il mondo, credere nei miracoli dà coraggio alle persone. A Città del Messico, la Basilica di Nostra Signora di Guadalupe è stata costruita nel punto in cui si dice che la Vergine Maria sia apparsa a un uomo 5.000 anni fa. A Hong Kong, i pellegrini buddisti si inginocchiano davanti alla statua di Guanyin, sperando che li aiuti a guarire dalle malattie e plachi le loro sofferenze. E a Roma, i miracoli possono trasformare una persona qualunque in un santo. Sono venuto in Vaticano per capire in che modo la Chiesa Cattolica verifica i miracoli. La prima volta che sono venuto in Vaticano, credo fosse il 1983. Qui ho incontrato Monsignor Marcello Sanchez Sorondo, il cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze. Allora, adesso parliamo un po' di miracoli. Possiamo dire che esistano davvero? Beh, per esempio, Gesù che cammina sull'acqua? È impossibile comprendere la vita di Cristo se non si crede nei miracoli. Ogni pagina del Vangelo è un miracolo di Cristo. La Chiesa ha bisogno di un miracolo per definire santa una persona. Quindi per avere un santo serve un miracolo? Sì. A meno che tu non sia un martire, l'unico modo per ottenere la santità è che ti vengano attribuiti almeno due miracoli dopo la morte. Papa Giovanni Paolo II è stato santificato nel 2014, dopo che due donne che lo avevano pregato dopo la sua morte hanno affermato di essere guarite miracolosamente, una dal Parkinson e l'altra da un aneurisma cerebrale. Il Vaticano impiega anni a verificare queste testimonianze, talvolta anche decenni. La Chiesa è una specie di avvocato del diavolo che viene inviato dalla Chiesa a investigare non appena qualcuno afferma di aver assistito a un miracolo o averne vissuto uno in prima persona? Già, si deve verificare. E ci sono esperti di scienze, dottori specializzati che possono confermare o meno l'avvento di uno speciale intervento divino. Quindi se io arrivo e dico ho assistito a un miracolo, la Chiesa allora mi risponderebbe ok, beh, verificheremo. Esatto. Okay. Beh, dobbiamo verificare. La mano di Dio interviene davvero? Non solo in questioni di vita o di morte, ma anche nelle varie vicende quotidiane della vita. Oppure ogni avvenimento è governato dal caso. Feng Shui. Vento e acqua. Gli uccelli non volano, si fanno trasportare dal vento. I pesci non nuotano, vengono trasportati. Tutto ciò che ci succede è il risultato di tutti gli elementi a cui siamo connessi. Quello che noi chiamiamo intervento divino è semplicemente frutto delle connessioni che non conosciamo. Viene da chiedersi se non dovremmo smettere di insistere così tanto nel voler controllare la nostra vita, imparando a cavalcare l'onda della vita. Quando preghiamo chiudiamo gli occhi, non è così? Credo che il motivo sia perché l'obiettivo è quello di concentrare la mente, trascendere tutte le distrazioni della vita quotidiana, preparando la nostra mente ad ottenere quello che all'inizio potremmo temere essere impossibile.
Sono venuto in India per esplorare una religione secondo cui abbiamo tutti il potere mentale di fare dei miracoli. Questo è il tempio di Mahabodhi a Bodh Gaya. Secondo la tradizione buddista, è stato proprio qui che 2500 anni fa un uomo chiamato Siddhartha Gautama ha avuto la rivelazione che la mente umana ha immensi poteri che non vengono sfruttati. Nel fare questo, ha fondato una religione del tutto nuova, il buddismo. E secondo la tradizione si trovava proprio qui sotto questo albero. Voglio capire cosa credono i buddisti che sia successo a Siddhartha quando si sedette sotto l'albero. Il monaco tibetano Losang Tempa mi ha promesso di aiutarmi a comprenderlo. Allora, sono felice di essere qui. E io che tu sia venuto. Oh, anch'io. Questo è il nostro luogo sacro in cui Buddha ha raggiunto il risveglio. Losang mi ha detto che mi farà capire il miracolo dell'illuminazione di Buddha e lo farà sfidando la mia mente, cercando di fare in modo che io stesso veda la luce. Tu cosa sai? Cosa sai Beh, riguardo Buddha? Beh, di Siddhartha... Cosa vi insegnano in America? So che era di origini nobili. Sì. E che è cresciuto in un ambiente molto protetto. So questo e che un giorno è uscito a curiosare fuori dal palazzo. Esatto. E ha iniziato a vedere... Com'era il mondo, sì. Secondo te qual è il motivo per cui l'ha fatto? Sarai tu a rispondere a questa domanda. Beh, immagina che tuo padre, appena sei nato, decida che il suo bambino diventerà re. Quindi pensa di doverlo far vivere in un palazzo circondato da bellissime cose. Fantastico. Fiori che non appassiscono mai, bellissime ragazze che sembrano che non invecchiare. Sembra perfetto. Sembra perfetto, no? Sì, è meraviglioso. Ma questo ragazzo non è soddisfatto. Così Buddha lascia il palazzo. Sì. E sai cosa vede quando lascia il palazzo? Beh, da quello che ho capito, sì? Vede la sofferenza. Vede il mondo. Cioè cosa? Quindi. Cosa vede? Beh, vede degli anziani. Degli storpi. Sì. E mendicanti. Sì. Persone che non hanno niente, persone affamate. Gli si sono aperti gli occhi, è stata un'esperienza scioccante. Prima. La morte. Sì, il padre non voleva che lui scoprisse la morte, ma lui ha riflettuto e si è detto: devo andarmene da qui, devo scoprire la causa della sofferenza di queste persone. Siddhartha vaga per 6 anni cercando di scoprire la causa della sofferenza, finché un giorno arriva all'ombra di un albero di fico. Decide di fermarsi proprio in quel luogo per focalizzarsi sui suoi pensieri fino a scoprire come porre fine alla sofferenza. Dopo aver passato un'intera notte immobile, raggiunge una trasformazione mentale. I buddhisti dicono che da quel momento è diventato il Buddha, l'illuminato. Ci ha insegnato ciò che un qualsiasi buon medico direbbe al suo paziente. Sei malato. Tu sei malato, stai soffrendo, giusto? Hai un problema. E come seconda cosa ha detto: io conosco la causa, è questo disperato attaccamento. Il Buddha ha capito che lasciando andare i suoi desideri e l'attaccamento al mondo materiale si sarebbe liberato dalla sofferenza. Per il Buddha e per le generazioni successive di buddhisti, questa libertà dall'attaccamento sembra che permetta di raggiungere una concentrazione fisica e mentale notevole, se non addirittura miracolosa. Ed era così grato a quest'albero sotto il quale era seduto quando ha avuto questa grande illuminazione che è rimasto seduto qui per 7 settimane e per una di queste settimane ha guardato fisso davanti a sé senza battere ciglio. Immobile? Senza battere ciglio? Per 7 giorni? È possibile, perché no? Non abbiamo esercitato le nostre menti. Siamo così occupati a pensare alle cose esterne, comprare, vendere. Non abbiamo mai visto un maestro yoga in azione. Beh, certo, è una cosa sorprendente, ma anche io e te possiamo riuscirci. Per i buddhisti, anni di esercizio mentale e la dimostrazione d'amore e compassione verso gli altri possono liberare dalla sofferenza. Camminando intorno a questo tempio, si ha davvero la sensazione che un miracolo sia possibile.
Il miracolo delle persone soddisfatte della propria vita. Persone che vanno d'accordo fra loro. Vuoi vedere in che modo un lama tibetano insegna a studenti occidentali? Certo. Come va? Io tutto bene, e lei come sta? Bene, ho visto un tuo film. Ah sì, e quale? Non lo so. A che altro piacciono i miei film? Bravi. In poche parole, dobbiamo tutti rispettarci, amarci e prenderci cura l'uno dell'altro. Questa è la fonte della felicità. Chiunque faccia questo farà un bel viaggio. Chiunque non abbia questa concezione farà un viaggio spiacevole. Grazie. Da oggi sei mio amico. Bene, bene. Oh. Ok? Lei ci vediamo. Piace. Anche tu. Quindi molte religioni fondamentalmente si basano sui miracoli. Ad esempio il cristianesimo, il giudaismo. Giusto. È così? Sì. Tu non fai miracoli? E cos'è un miracolo? Cioè, volare nel cielo è questo un miracolo? Lo è, gli uccelli volano, loro lo Ma fanno. Ma di solito crediamo che i miracoli siano qualcosa di divino, qualcosa che ci dia prova dell'esistenza di Dio, insomma. Ok, allora potremmo chiederci dov'è Dio. Se chiedi ai monaci buddisti dov'è Dio, ti indicano qua, non indicano lassù. Ti rispondono che è qua. Allora, quando ti lasci ispirare dal tuo Dio interiore, che sia Buddha, Cristo, il Dio cristiano, come lo chiami, forse è allora che potrai realizzare quello che si dice un miracolo. Di cos'è che il mondo ha più bisogno? Di guarigione, giusto? D'amore. C'è bisogno di riconciliazione. Credo che questo sia un miracolo. Non abbiamo bisogno di persone che riescono a levitare a 8 centimetri da terra mentre meditano. È stupido. Concentriamoci sul vero miracolo, che è quello di trasformare la mente umana. Benissimo. Sai cosa hai appena fatto? Cosa? Hai risolto il dilemma dei miracoli. Grazie. Bene, ora camminiamo. Devo prendere appunti. È ironico che un uomo che voleva solo attingessimo dalla nostra forza interiore oggi venga considerato come una specie di essere divino. L'obiettivo del buddismo, da ciò che ho potuto vedere, è quello di farci capire che siamo tutti capaci di fare molto più di quello che noi crediamo. Dobbiamo solo concentrarci, concentrare la nostra mente. Prima mi sforzavo di trovare un senso nei miracoli. Mi chiedevo com'è possibile che le acque dell'oceano vengano divise o che un uomo riesca a camminare sull'acqua. Ma fino ad ora non avevo capito il punto. Credere nei miracoli significa credere che ci sia di più in questa vita di quel che è visibile agli occhi. Significa accettare che potrebbe esserci qualcosa che ci collega, che ci unisce tutti. Accanto a te c'è la signora Elisa Loi. Buonasera. La signora Elisa Loi è la 61ª miracolata. 1957. 1958 avvenne il miracolo. Era la terza volta che io mi recavo a Lourdes in barella, che ebbe un regalo fatto. Quindi stavo molto male. Avevo subito il 33° intervento alla gamba destra, asportandomi 10 centimetri di femore, e mi portarono grave. Il professore non voleva che io partisse perché ci tornerà morta. Per me, tanto o Messina o Lourdes faceva la stessa cosa. Se non che era il penultimo giorno della nostra permanenza e mi portarono alle piscine, il barelliere. Io non potevo fare il gesso perché ero tutta ingessata dal collo, stavo con la testa in giù,
tutto il corpo e le gambe divaricate. Avevo tagliato il gesso, le parti che venivano fatte le medicazioni. Io oggi porto una grande devastazione nelle mie gambe, ma sono contenta perché la chiamo la firma di Dio. Quindi mi portarono alle piscine, non potevo neanche entrare dentro alla piscina, dato la posizione, pure a parte il gesso delle mie gambe. Bagnarono il telo, lo strizzarono, me lo misero addosso. Come misero addosso il telo, sentii qualcosa che mi stesse svuotando, come se qualcuno mi svuotava dentro. Quindi pensai, lì sto morendo. Giusto come diceva il professore, dicevo: signora, aiutami perché io sto morendo. Esco dalle piscine e il barelliere era un sacerdote che mi trasportava. Dice: Elisa, come ti senti? Ma dico: guardi, io non lo so. Dice: andiamo in ospedale? No, dico: andiamo sull'esplanade per la benedizione del Santissimo. Siamo andate sull'esplanade e intanto lei come si sentiva? Come si sentiva lei? Man mano che lui trasportava la mia barella, io sentivo le gambe che si muovevano dentro il gesso. Dico: ma guarda che suggestione, una cosa che non ho mai avuta. E più camminava lui e più le gambe si muovevano, fin tanto che io ho mosso le dita dei piedi. Dico: da ma quanto come tempo faccio? Le aveva immobili io, le gambe? Io immobile assoluto sono stata 11 anni. Mi sono ammalata all'età di 14 anni da una tubercolosi ossea multipla fistolosa e mi sono alzata dal letto quasi a 26 anni. Quindi devo dire, quando io chiamo il capo medico che passava tra le barelle, dico: io muovo le gambe dentro il gesso, come medicava lui 2-3 volte al giorno, dice: ma fa un gesto così come per dire stai zitta. No, dico: io muovo le gambe dentro il gesso gridando più forte. Lui si avvicina alla mia barella e vede, alza le coperte e si accorge le ferite chiuse, la gazza e i tubi che avevo di drenaggio, perché avevo tubi che entravano da una parte dall'osso e uscivano dall'altro perché andavo continuamente in necrosi. E quindi lui coprì, non mi disse niente, le bende erano pulite. Non mi disse niente, coprì, dopo la processione ne riparliamo. Come le bende erano pulite? Cioè, prima del miracolo, diciamo così, com'erano le bende? Erano piene di pussi e avevo una secrezione abbondante che usciva da queste tube dalla gazza e male odorosa, tanto che dovevo stare sola in stanza. Io non ho mai chiesto la guarigione alla Madonna. Mai, posso dire... Mi scusi, dire... invece, quando il medico sollevò la coperta, diciamo... Sì, le ferite erano chiuse, presentavano una pelle rosea... E le bende erano pulite? Le bende pulite e i tubi messi accanto alle gambe. Quindi, dopo la processione... Vorrei essere blasfemo, ma è quasi come quando fu trovata, dopo la risurrezione di Cristo, che trovarono il lenzuolo. Sì, infatti, il sudario ripiegato e poi è posato dopo lì. La processione mi portarono al bureau medicale, dove constatarono, vennero tanti medici, tutti i sacerdoti che c'erano, compreso c'era anche il cardinale Ursi di Napoli, guardarono le ferite e li punsero con lo specillo, sarebbe quel ferro che serve per zaffare la gazza. Fuori venne sangue vivo. Io suppongo che loro gridarono da subito al miracolo, ma io dicevo: tagliatemi il gesso perché voglio camminare. Ma non si ha questa facoltà, partendo con l'unetalse, di tagliare il gesso. Si ritorna a Messina. Quindi lei non camminò mai da Lourdes a Messina? No, io in 11 anni sono stata sempre immobile. No, dico, dopo questo episodio non la misero in piedi? Non mi poteva alzare perché era tutta ingessata, come stava in piedi? Ecco. Era un po' pazzo di gesso. E quando arrivo a Messina il professore mi fa tagliare la parte anteriore del gesso, io ho dovuto promettere che stavo nella parte posteriore ferma, fa le radiografie, la sera non veniva a darmi l'esito. Io lo chiamo, dico: professore, l'esito delle mie radiografie? E lui fa: guarda, io non metto in dubbio i miracoli che fa Dio la Madonna, né vorrei mettere in dubbio le parole del nostro radiologo. Lui dice che tu non hai completamente niente, neanche tracce di decalcificazione. L'ho solo operato io, come si è rifatto? Io mi metto in piedi, distinto di colpo, do una spinta a lui. Lui, nel vedermi in piedi, ha avuto l'impressione, l'ha certificato, di vedere un fantasma.
Io da allora incominciai a camminare, non ho avuto bisogno di fisioterapia né di niente, l'osso si è ricresciuto, quando dicono le ossa non si ricrescono, il mio si è ricresciuto. Ebbene, poi si portò tutto il dossier. Va bene, professore Di Freddi, spesso lei o altre persone hanno parlato, e non sono poche, no? Quelli che non credono nei miracoli, legittimamente, ci mancherebbe, di episodi di autosuggestione, di episodi eccetera. Il dettaglio, paradossalmente, che mi colpisce di più in questa storia è quello delle bende. Com'è possibile che delle bende che fino a un momento prima erano delle bende infette, palesemente infette, a un certo punto diventino pulite e con i tubicini lì accanto? Non credo che le bende si suggestionino. Come se lo spiega lei? Ma qui naturalmente il discorso va in generale sui miracoli, no? Anzitutto lei dice autosuggestione, certo ci sono anche questi casi, no? Però è noto nella scienza medica che ci sono casi di guarigione spontanea, si parla addirittura, anche se è difficile naturalmente fare statistiche in questi campi, di un caso su 10.000 di guarigioni spontanee. Quindi molto di più di quelli che tra l'altro avvengono a lui, no? Guarigione spontanea. Questa è la prima cosa. Sì, ma da che? E tra l'altro Emil Zola, che già era andato a Lourdes molto tempo fa, aveva notato, dice, a Lourdes ci sono tante stampelle ma non ci sono gambe di legno. Quindi è sempre un certo tipo di miracoli, no? Che in realtà non vanno contro poi le leggi della fisica. Non è che uno arriva lì senza gambe e riparte con le gambe, anche se Messori, ricordo, anni fa ha trovato un miracolo di questo genere. Il miracolo, no? Di Calanda, di molti anni fa. Ma non ti è di quello di che smentire quella documentazione. Lo so, l'hai fatta apposta, infatti, non era proprio granitica. La citazione di Zola che gli stava qua. No, scusate, non so di che cosa state parlando. Zola, appunto, come giustamente dicevo Di Freddi, andò a Lourdes per preparare il suo famoso romanzo Verità. E allora gli ex voto, i guariti, li appendevano alla grotta. E Zola guardò e beffardo disse: vedo tante stampelle, ma non vedo nessuna gamba di legno. È come a dire, dico, da una paralisi magari nervosa si può guarire e appendi la stampella. Però se tu vai a Lourdes con una gamba sola e torni con due gambe è un'altra cosa. Io ero convinto che Zola in questo avesse ragione, perché in fondo i miracoli del Dio cristiano non sono così espliciti. Cosa invece ti ha convinto che aveva torto? Per tornare a quello che dice Di Freddi, è vero quello che lui dice, la legge dei grandi numeri, tu sei matematico e quindi la conosci meglio, la legge dei grandi numeri dice su 5 miliardi di pellegrini possono ben esserci 67 guarigioni giudicate. No, in teoria molti di più dovrebbero essere, appunto, no, perché sì. Ma quello che io cerco di dire nel mio libro è che l'ultima parola su Lourdes non ce l'hanno i medici, ce l'hanno gli storici. Non portare il discorso da un'altra parte. Come può essere guarito spontaneamente una malattia di questo genere, perché uno dice ha una paralisi nervosa, adesso non voglio dire cose imprecise, benissimo, succede. Mi pare più complicata quella, e soprattutto le bende, come si puliscono? Ecco, su questi fatti io vorrei solo ricordare una cosa, no? Che le percezioni nostre, di tutti noi, no? E la memoria sono molto creative. Sono passati 50 anni, no? Io mi ricordo... L'ha vista in quel momento, Si ricorda oggi che quello è successo 50 anni fa, no? Le faccio un esempio, no? Per dire che tutti possono provare, no? Noi quando guardiamo di fronte a noi, no? Io la sto guardando, non vedo due buchi della mia visione, che invece ci sono, no? Perché i nostri occhi, no? Hanno due punti ciechi, no? E il nostro cervello copre questi buchi, no? Perché le percezioni sono appunto creative. Noi quando guardiamo cose, lei sta parlando ci con immaginiamo uno che, occupandosi anche di cronaca, sa benissimo che i testimoni sono inaffidabili, persone ritengono di aver visto cose che non hanno visto. Diverso. Ma quella è una storia diversa. Lì è un medico che non credeva assolutamente, non era lo zio della signora, era un medico che non credeva assolutamente. E ha ributtato giù la cosa. Ci sono addirittura due premi Nobel che credono a Lourdes, uno agli inizi del secolo e uno alla fine. E non gli hanno tolto il premio Nobel, no? Non gli hanno tolto. Benché Massimo Giletti. Io tornerei però a una storia, perché io ho lavorato per molti anni, quando vado a Lourdes, ho incontrato una persona che solo dopo tanto tempo mi raccontò che era uno dei tanti miracolati di questi 68, si chiama Vittorio.
E anche lui, Vittorio Micheli, il punto importante è che anche lui era completamente bloccato, ingessato e aveva una parte delle ossa che non c'erano più. Quindi io capisco, professore, sulla memoria, perché è vero, la memoria gioca brutti scherzi e qualsiasi altra cosa, ma nel momento in cui tu, in quell'istante, entri, ti fai bagnare dall'acqua miracolosa, oppure, poi sai, l'acqua si può credere, non credere, per carità, ma dopo hai una situazione che è molto lontana da quella con la quale eri arrivato, quindi vedi una parte del tuo corpo che viene ricostruita immediatamente, delle ossa che non c'erano, questo era completamente ingessato, non poteva stare in piedi, appena va a Lourdes. Ma infatti io sottolineo, allora, se posso dire, questo fatto che così si racconta, è uscito recentemente un libro, una lastra, una settimana prima, dove non c'è una parte dell'anca, e vedi quella successiva, vedi l'anca. Allora, tra i tanti giudicati ufficialmente miracolati a Lourdes dalla Chiesa Cattolica c'è la storia di Vittorio Micheli. La sua è una vicenda veramente incredibile. Tumore, stava, anzi, mi aveva già distrutto la testa del femore e parte del bacino. Quindi mi è stato applicato un apparecchio di gesso che andava dal torace fino a tutta la gamba sinistra. Mi hanno fatto tutti gli esami, hanno fatto delle radiografie e poi ho detto portatevelo via perché non c'è nulla da fare, non mi hanno nemmeno toccato. Io sono partito per Lourdes, sono arrivato qua, ho fatto tutte le funzioni, il bagno alle piscine, la processione, quello come tutti gli altri malati. Io non è che abbia avuto delle sensazioni particolari. Lourdes è l'unico luogo nel mondo delle religioni dove, con delle procedure, con una tradizione ormai vecchia di 130 anni, queste due realtà si incontrano. Da una parte la medicina, e il mio compito è di occuparmi, insieme ai numerosissimi miei colleghi ed altri professionisti che passano di qui, della parte medica, per provare a scavare la verità ed arrivare in qualche caso a dire questa guarigione non è spiegata dalle attuali conoscenze medico-scientifiche. Poi c'è l'altra realtà, che è quella del mondo della fede. Io prendo il risultato di 10, 15, 20, 25 anni di lavoro che si è fatto a livello collegiale come medici, infermieri, farmacisti, dentisti, professionisti dell'area della salute e trasferisco questa risultanza, e cioè che la guarigione è inspiegata, al vescovo della mia diocesi, il vescovo di Tarbes e Lourdes. Però rientrato sul treno e rientrato a casa ho cominciato a camminare pur avendo l'apparecchio di gesso. Però nessuno ci faceva caso, io dicevo che stavo bene, dicevo che di levarmi il gesso, però non ero ascoltato. Finalmente si sono decisi a farmi delle radiografie e hanno visto che non solo era sparito il tumore, ma addirittura si era rifatto l'osso. E quindi una volta levato il gesso, io ho incominciato immediatamente a camminare, senza nessuna riabilitazione, massaggio, cose di questo genere. Sono stato in ospedale ancora una quindicina di giorni per accertamenti e poi sono stato spedito a casa guarito. Gesù dice alla persona che ha guarito, vai, la tua fede ti ha salvato. È dunque il dato, quello della guarigione, un elemento, un segno, come dice nella lingua originale il greco dei Vangeli, un segno dato perché potesse aiutarci a credere, chi vuole credere. Non è un elemento di rango che è dato alla persona guarita perché diventi e occupi un posto speciale nella Chiesa. I miracolati sono cristiani come gli altri, i miracolati possono ammalare di altre malattie come gli altri, i miracolati muoiono come tutti gli altri. La gente crede ancora che i miracoli, improvvisamente uno si alza in piedi e questo è un miracolo, non è esattamente così, insomma. Prima di tutto bisogna vedere se quello che dice questa persona è vero, bisogna verificare. E poi non vuol dire che perché uno si alza in piedi così improvvisamente sia un miracolo.
quindi la guarigione va studiata. E la gente non le sa queste cose. La gente pensa che uno viene qua e probabilmente si alza in piedi e questa è una guarigione straordinaria, ma non è così. Il cristiano che io sono prova stupore. Non ho nessuna vergogna, nessuna reticenza a dichiararmi, a confessarmi cristiano con tutti i miei limiti, che vi assicuro sono moltissimi, e dall'altra a dire che provo stupore davanti al mistero. Io sono tornato a Lourdes, assieme alla mamma e al fratello. E c'era un medico che io conoscevo solo di fama, ma non avevo mai avuto nulla a che fare con lui. Lo conoscevo perché era primario dell'ospedale della mia zona. E mi fa: guarda che c'è il direttore del Bureau Medical che ti vuole parlare, ti vuole vedere. Io non sapevo neanche che cos'era questo bureau, immaginavo un ambulatorio medico, qualche cosa del genere. Mi ha portato da questo dottore, mi ha interrogato, mi ha visitato. E da allora è iniziata la classi, cioè è durata ben 13 anni. Non sono qui per fabbricare miracoli, non sono qui per costruire tecnicamente una guarigione inspiegabile, sono qui per smontare una storia fino ad arrivare ai suoi costituenti ultimi e dire: in verità questa guarigione è una guarigione che si può spiegare, questa guarigione oggi non ha spiegazione. E nel 1973 il Comitato Medico Internazionale di Parigi dichiarava che si trattava di una guarigione inspiegabile. Nel 1976 anche la Chiesa dichiarava che si trattava di un miracolo. La mia storia finisce qui e io sono tornato tutti gli anni, anche più di una volta all'anno a Lourdes, e sto ancora venendo in pellegrinaggio a Lourdes. Ecco, tutto qua. Io ho archiviato il caso di una commovente storia di guarigione in una ragazza adolescente che era ricaduta in leucemia linfoblastica acuta, una malattia orribile, il cancro del sangue, come è noto a tutti, diciamo, la leucemia linfoblastica acuta è la forma peggiore. Questa creatura arriva a Lourdes in condizioni, diciamo, quasi in punto di morte, noi diciamo precachettico come termine tecnico, ma diciamo molto, molto grave. Arriva portata a mani e piedi alle piscine di Lourdes, ne esce saltando e gridando incontro al papà: papà, sono guarita, tutto è finito, portami a cercare un hot dog, perché era una bambina di origine nordamericana. Questa bambina, io lo scopriamo al lavoro paziente con i miei colleghi, è una bambina che ha seguito un protocollo di terapia molto aggressivo, e quando io ho potuto vitrificare con i miei occhi che c'è il risultato della biopsia midollare di questa bambina, guarita a Lourdes, che mi dimostra che la bambina effettivamente era guarita, cioè era scomparso il cancro dal midollo osseo, il giorno prima di partire per Lourdes, io faccio un'operazione di grande e semplice verità medica, prendo il dossier e lo metto in archivio. Siamo arrivati alla conclusione. Come abbiamo visto, i miracoli sono quei segni attraverso cui Dio comunica con l'uomo e che quindi rendono un po' credibile il mistero. Che cosa è infatti la fede? La fede è un fidarsi della presenza di Dio nella creazione e nella storia. E l'uomo, come partner di Dio nella creazione e nella storia, ha bisogno di trovare i giusti modi, i giusti strumenti per dialogare con Lui, per avere dei segni della sua presenza. Li abbiamo nella creazione, li abbiamo nella storia. Qualcosa abbiamo visto in questo nostro incontro, in questa nostra riflessione. Grazie per aver seguito e alla prossima.